Abbiamo rinnovato l'accordo con Nord VPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN. Ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Buonasera, prof, bentornato. Buonasera, buonasera, buonasera Francesca. Buonasera, buonasera professore. Come, come sta, professore? Tutto bene, sono costipato perché sono sempre in giro sui treni e cambio città ogni giorno, per cui soffro di, di, dei mali dei rappresentanti degli aspirapolveri, diciamo <ride> senza averne i noti benefici di cui si favoleggiava negli anni '70. Buonasera, scusate il ritardo. Ciao, Giorgio. Giorgio. Allora, professore, iniziamo dall'accordo dall tra Russia e Ucraina sul grano. Leggevo anche che, che la Russia ha proposto appunto, insomma, ulteriori punti, richieste di rimozione, per esempio, del blocco del, del circuito SWIFT, altre insomma, richieste, ecco. No, quelle richieste saranno irricevibili, nel senso che il, il blocco dello SWIFT è una delle misure più importanti che è stata adottata per sanzionare la Russia, per cui non credo che questo sia possibile che venga rimosso eh, se la Russia non ottempera le richieste del, dei paesi della comunità internazionale. Per quanto riguarda il grano, in, in sé per sé un accordo era altamente probabile che poi in estremi sarebbe stato raggiunto, non una questione di mercanteggiamento delle condizioni, ma tutti sapevano benissimo che gli ucraini hanno bisogno chiaramente di poter esportare quel grano per fare un po' di, per fare un po di cassa, diciamo così, e per non lasciar marcire tutti questi raccolti che hanno, che sono importanti. E, e, e i russi sanno che nella loro posizione di... Supposti vendicatori del sud globale rispetto al nord imperialista del mondo. Se poi lo affamano, insomma, tutto diventa ancora più estremamente complicato da tenere in piedi in questa, in questa comunicazione russa. Per cui era piuttosto improbabile che non si arrivasse in estremità a nessun tipo d'accordo. Ecco. Invece, un'altra cosa da, da sottolineare è come insomma, i sistemi. Gli antiaerea, in particolare i Patriot, stiano comunque facendo la differenza in questo, in questo momento. Insomma, pare che riescano anche a intercettare almeno parzialmente i missili ipersonici che lanciano i russi. Così sembra lì. Su questo sapete bene che, con tutte le polemiche speciose che ci sono state sulla stampa italiana, spesso, che questo è un paese in cui la mamma dei filorussi è sempre incinta. Eh, in realtà sapevamo che i missili per la difesa aerea costituivano un elemento formidabile per limitare i danni alle infrastrutture, alla popolazione civile, e non è un caso che dal Cremlino eh, avessero in tutti i, i modi tentato di, di impedirlo con la solita minaccia di Armageddon nucleare. Eh, e poi sapete meglio di me che, insomma. Eh, le armi, i sistemi d'arma. Uh, Sarà felice Conte, professore, che le armi difensive funzionano, a quanto ah. pare. A parte che dovrebbero spiegare una volta per tutte che non esistono armi difensive e armi offensive. È, è lo scopo che, de che definisce l'arma. Se uso un'arma per difendermi, è un'arma difensiva. Se uso un'arma per aggredire un altro è un'arma aggressiva, per cui siccome sono i russi ad aver aggredito gli ucraini, anche i giubbotti antiproiettili indossati dai russi sono armi offensive, anche le suole delle scarpe degli anfibi russi e i tacchi delle scarpe degli anfibi russi che due aziende italiane, leggevo oggi, continuano a rifornire aggirando eh, le sanzioni, eh, sono armi offensive perché vanno a un aggressore. Gli ucraini usano le armi, per le armi per difendersi, quindi questo le definisce, poi conto, insomma, lasciamolo fare quello che fa. Ma il, il però detto ciò, insomma, qu queste sono armi molto importanti. Il problema è che chiaramente qual è il fatto? Che le armi sono un tipo di manufatto che eh, diciamo così viene proposto da, dai fornitori a chi le acquista, ma non è mai verificato fino a quando non sono operative sul campo contrapposte a sistemi d'arma che nascono per limitarne le capacità. Quindi mentre lei quando compra una macchina, eh, la casa produttrice pro propone il suo, suo listino, diciamo così, il suo leaflet in cui dice che è fantastica, eccetera, poi dopo magari quando iniziano eh, a utilizzarla si ricorderà una famosa marca tedesca di automobili che aveva lanciato un'utilitaria alcuni anni fa, una tantina d'anni fa, il primo modello si diceva capottasse in parcheggio praticamente. No? Cioè aveva una, una tendenza a ribaltarsi. Questo venne appurato quando le macchine andavano in giro, le macchine vennero, vennero ritirate, dotate di uno stabilizzatore e via. Ecco, per i sistemi d'arma dovete pensare che fino a quando un sistema d'arma evoluto, non incontra un altro sistema d'arma evoluto, non si sa. Eh, sia poi il prevalente quindi si è molto parlato dei Patriot, perché sono un prodotto che è in giro da 30 anni più o meno, per cui sono poi molto evoluti anche attraverso le, le modifiche che sono arrivate. Dal, 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 diciamo, dal, dalla committenza israeliana con, con l'Iron Dome, l'Iron Dome, l'Iron così e così via eh, però, si era anche molto parlato dei famosi missili russi nuovi. Uh, I personici se ne era fantasticato molto perché finché non li vedi in azione rispetto a una, a una contromisura tecnologicamente avanzata, non sai bene qual è la faccenda. Oggi sappiamo da quello que che sta emergendo sul campo, che i Patriot continuano a funzionare molto bene e forse gli personici dovremmo, dobbiamo forse fare attenzione all'attributo russo, che in genere è. L'equivalente si sta dimostrando l'equivalente per tanti sistemi d'arma di quello che negli anni '70 si diceva con bulgaro applicato ai televisori. Il Televisore bulgaro era per dire un televisore a legna sostanzialmente eliminato a carbone. Non si sa bene come certo. funzionasse, per cui questa è una buona notizia dal campo di battaglia che ci arriva: assolutamente sì. Poi bisognerà capire, insomma, questa, questa controffensiva dove, quando e come avverrà. L'abbiamo detto, insomma, ormai. In lungo e in largo probabilmente potrebbe insomma, potrebbe essere proprio su Bakhmut, anche se al momento anche lo stesso Zelensky ha detto ci serve più tempo. No, sì, dove sarà? È ancora presto per dirlo. Quello che sappiamo è che sarà una controffensiva in cui saranno impiegati in maniera concentrata. concentrati, concentrati schierati a nord della linea Maginot, ma quello che consentì ai tedeschi di sorprendere comunque gli alleati fu il modo in cui operarono quelle truppe in quell'area, quindi estremamente ravvicinato il supporto aereo molto vicino, eh, la velocità estrema, eh, la capacità di, diciamo così, di agire in coordinamento no? tra, tra le diverse componenti dell'attacco. Allora io penso che gli ucraini faranno questo, cioè la stessa cosa ai tempi se vi ricordate di Desert Storm, cioè non è che ci fossero grandi dubbi su dove gli americani le forze della coalizione avrebbero attaccato le forze irachene in Kuwait, eh, ma fu il modo in cui vennero utilizzate queste truppe che sorprese gli iracheni. Quindi eh, la, la questione è questa, secondo me. Bene, faccio l'ultima domanda, poi lascio la parola anche agli altri. Eh, cosa ne pensa invece di... Secondo lei è verosimile che, come spesso viene detto da, da alcuni, insomma, contrari all'invio di armi in Italia, eh, il 60% degli italiani è contrario all'invio di armi oppure questi insomma sondaggi che girano lasciano poi il tempo che trovano e poi al dunque eh, la raccolta firme per il referendum non andrà insomma come, come sperano questi signori ma diciamo che i sondaggi le risposte dei sondaggi dipendono chiaramente anche dal modo in cui sono fatte le domande però a me non sorprende che, che ci possa essere una, una componente non minoritaria dell'opinione pubblica che è contraria all'invio di armi, per, considerando il dibattito pubblico che vediamo in Italia, cioè considerando come personaggi eh, conosciuti nel grande pubblico, eh, che avevano, si erano conquistati un'autorevolezza in altri campi o in altre professioni, poi dopo la utilizzino in termini disinformativi su questa questione della guerra in Ucraina, non mi stupisce che ci possa essere un'opinione un pubblica contraria. Uh, io penso che uh, ci sia un lavoro da fare di, di informazione e di, 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 di controinformazione rispetto alla, alla propaganda russa e a tutti quelli che la raccolgono, importante. Eh, detto ciò eh, ma quante persone poterti... però lei dice mm. c'è cioè, da fare informazione ma quante persone realmente sono disposte però poi eventualmente con qualche dato alla mano insomma mm -hmm. con, una, con un riportare dei fatti insomma storici mm. anche io... a cambiare idea eh, a mettere in discussione quello, mh, io sono più ottimista cioè nel senso Appunto, battendo l'Italia, io lo vedo, cioè io, cioè io, io ho i miei genitori eh. che sono proprio contrari all'invio di armi. Ah. Mio padre addirittura vuole insomma, firmato questo referendum, e quindi eh. ogni giorno c'è una discussione. Infatti, ho deciso che non parlerò più di questo argomento con, con loro. Mm. Eh, però insomma, mh, sembra molto complicato che possano cambiare cioè, idea, sì, no, ecco. però nel senso che c'è questo allora, anti-americanismo -amer sì. molto forte, no? Anche. C'è cioè questo trascinamento, insomma, le, le due grandi ideologie antiliberali, eh, decisamente autoritarie, che hanno rappresentato elementi importanti della cultura politica italiana, quella fascista con tutti i suoi derivati, quella comunista con tutti i suoi derivati, non, 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 non pettinano più, secondo me, eh, la gran parte dell'opinione pubblica. Io non vedo chissà quale massa di fascisti ideologicamente fascisti in questo paese, non vedo chissà quale massa di ideologicamente comunisti in questo paese, anche se qualcuno c'è ancora, eh? Eh, però penso che le mentalità eh, che sono state alimentate da quelle ideologie che convergevano nella, in un forte antioccidentalismo e, e antiamericanismo eh, sono rimaste, hanno fatto danni devastanti. C'è un'attitudine italiana poi non assumersi le responsabilità e a farsi gli affari propri, per così dire, no? perché poi questo è il paese in cui appunto il 25 aprile del 43, 25 aprile, scusate, l'8 settembre del 43 una minoranza di patrioti scelse la via della resistenza nella montagna e la stragrande maggioranza delle persone, seguendo peraltro l'esempio delle istituzioni, se ne scapparono tutti a casa, per cui cioè, questo è il paese, adesso che possiamo fare ogni volta stupirci di come il paese? è Un paese che tollera l'evasione fiscale, un paese che tollera la, la menzogna, un paese che ha tollerato un, un gigantesco conflitto di interesse, è un noto, è un noto diciamo così, avventuriero sessuale. <ride> Alla, alla guida del paese, cioè, tra l'altro, professore, pa mentre parliamo, mio padre mi ha mandato una domanda che le vorrà fare al nostro evento perché ci sarà anche sì, lui, poi volentieri, io rispondo sempre alle domande. Però, su questo, <ride> appunto, accanto a questo, però c'è un fatto. No? Io ogni volta che mi capita di andare in zio vedo che le persone, se si parla con le persone, si espongono in maniera comprensibile, tesi, un pochino più sofisticate di quelle che sono da un lato ipersemplicistiche pur nascondendosi dietro all'evocazione della complessità come una sorta di, no, di, 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 di velo oltre il quale c'è un, un sapere iniziatico che non può essere condiviso con i poveri disgraziati che ascoltano e neanche con gli interlocutori, non faccio nomi perché c'è ampia per così dire conoscenza del soggettone eh, Ecco, io vedo che ogni volta che si, si propone una spiegazione che è più articolata ma comprensibile le persone la adottano perché le persone comprano i computer più, 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 più prestanti rispetto a quelli meno prestanti, se riesce a fargli capire come funzionano. Comprano le macchine con più optional rispetto a quelle con meno optional, se capiscono come funzionano. Comprano, che posso dirle io, i libri un pochino più ricchi, Rispetto a quelli banali, se riescono a capire cosa c'è dentro. Allora, io penso molto che un problema fondamentale sia continuare a insistere, a parlare, spiegando le cose in maniera il più possibile chiara, ma con un livello di articolazione, diciamo così, di, di complessità interna, la spiegazione il più possibile ricco, perché in questo modo le persone capiscono. Io vedo tante persone che, che hanno cambiato idea, io ho fatto, avrò fatto almeno una, non so quanti, ma penso perlomeno a un. Una cinquantina forse di più, di incontri in questi sei mesi eh, sulla guerra, e, e spesso ho avuto persone che cioè, arrivavano dicendo: Ma in effetti all'inizio non la pensavo esattamente così, però adesso sentendo un po' la cosa, effettivamente ho cambiato idea. C'è poi, però, quel ceto quello che una volta, la, i, i lettori di Repubblica di una volta, no? il ceto medio riflessivo. Ecco, io li trovo nelle persone un po' age, quelli della mia età più o meno, eh, con questa formazione fortemente ideologizzata e un po' come po', potrei dirle un po', un, un po' organizzata che fanno più fatica a, a, a ragionare con la loro testa questo, questo capita ma non, non mi aspettavo diversamente non ho mai visto questo paese come un paese di, di gente che è molto chiaro che a un certo punto bisogna prendersi delle responsabilità <coughs> Scusate, ma <coughs> il folletto <coughs> colpisce bene. Ragazzi, Francesca, vai. Io oh. volevo, volevo chiedere oh. una, una cosa. Mi sentite? Sì, ho sì. Sì, sì, ti sentiamo. Sì. Eh, no, volevo chiedere proprio una, una cosa su questo punto, perché era una, una domanda che, che volevo fare. In parte, l'abbiamo già iniziato a sviscerare. Ehm... Perché eh, io sono d'accordo con la ricostruzione, diciamo, de, de, da cosa deriva culturalmente questo anti-americanismo e ci aggiungerei anche, eh, io aggiungo sempre anche la componente cattolica, eh, certo. che c'è anche quello di il Poray, gli amici, per fermare il declino, tutte lasciate l'America, like. eccetera, eccetera, e che è abbastanza provoca tanti pregiudizi secondo me e infatti si vede anche con determinate uscite che ha fatto il papa che adesso magicamente è diventato è diventato un punto di riferimento della uh, di un determinate, determinate aree politiche mm, però io sono molto d'accordo sul fatto che secondo me si può convincere delle persone con gli argomenti, è un tema di comunicazione che è molto difficile. Sicuramente il professore, che ne ha parlato tanto, ne sa anche un po' più di noi perché l'ha testato sul campo. Quello che vedevo io, e non so se è d'accordo, è che sostanzialmente bisogna capire chi si sia davanti, no? perché ci sono proprio due. Io vedo due tipi di interlocutori completamente differenti: c'è un sacco di gente che è schierata ideologicamente e eh, per convenienze varie, che possono essere eh, la, la presenza sui social, la, la questione politica, eh, il lavoro perché il suo, così il suo programma il suo articolo, il suo giornale tira e il suo blog quello che è, e ci sono delle persone che invece nascono da questo substrato culturale che l'Italia è, diciamo, da un giudizio automatico con la nascita a tutto quello che è, diciamo, un pochino più eh, schierato a Nato, a America, eccetera che però invece quelli sono persone che Sostanzialmente gli è sempre stata raccontata così la storia. Io vedo in queste narrazioni, rivedo tante tipologie di, 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 eh, di, di discorsi e di mentalità che trovavo alle assemblee studentesche quando io nei eh, primi anni 2000 ero al liceo e c'era tutte le, 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 queste assemblee dove praticamente facevano vedere questi documentari... <ride> Inaccettabili, dove intervistavano con la faccia coperta un presunto agente della CIA che diceva che in realtà le torri gemelle sarebbero buttati giù gli americani e, sì, e quindi quella è gente che, che è cresciuta così bravissimo! Esatto, esattamente. Però è gente che non è aproristicamente, cioè è, è nata con quella concezione, tutto intorno, tutto il mondo gli ha sempre detto che sostanzialmente se mm. c'è da pensare mai di qualcuno bisogna pensare mai agli americani. Quelli però, secondo me, lì dentro eh, ci sono le persone che possono essere convi conv convinte, eh, bisogna capire come, nel senso che mh, la sfida poi è capire come approcciarsi e secondo me un errore che, che rischiamo un po' tutti di fare, eh, e mi ci metto anche io perché poi nella foga è... Andare giù troppo pesantemente, con uh, in, in maniera di contrapposizione, no? per dire no, che sei un filo eh, russo perfetto. e adesso ti, 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 ti asfalto. No? Ed è no, molto no, difficile no. perché diventa tutta una cosa anche emotiva, no? No, Giorgio, hai ragione. Il punto allora, guardi io, intanto penso che una cosa fondamentale in queste cose è che se siamo in un dibattito, eh. Uh, il nostro interlocutore non è eventualmente una persona che sostiene tesi eh, diverse dalle nostre. Il nostro interlocutore è il pubblico che ascolta. Eh, io, per me questa è sempre stata la regola di qualunque dibattito. Cioè non me ne frega niente di uh, prevalere uh, su tizio, su caio, uh, diciamo così, nel, nella... nella nel, uh, in una specie di wrestling con, uh, con il tuo uh, con, con il tizio che sostiene o la tizia che sostiene una cosa diversa. Quello che è importante è che, in qualunque occasione, anche, utili, anche in un contesto in cui hai dei, 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 dei partner, diciamo così, di conversazione che non sono uh, persino se non sono onesti intellettualmente, mi è capitato. Uh, se tu mantieni sempre l'obiettivo. È quello di parlare col pubblico, per cui eh, a me non interessano le tue provocazioni, non interessa seguirti su una rissa, mi interessa continuare a dire quello che devo dire per parlare con le, con le persone, quello funziona in generale. Devo anche dire che in tanti incontri che ho avuto, per esempio, a me sarà capitato ma veramente due volte: cioè significa due persone su 50 incontri. Sono quelli che leggono, dico perché Tizio dice questo, e perché Caio invece dice, no? quindi che arrivano con una pappardella per cercare di mettere in difficoltà, diciamo così, per sminuire l'autorevolezza della fonte di quello che di te come fonte di quello che dici, neanche di discutere sugli oggetti. Però sono sempre stati zittiti dal pubblico. E, e, e quello che ho visto io è che il pubblico ha una un desiderio enorme di essere informato. cioè A me capite di andare in posti molto piccoli, eh, a volte organizzati anche in maniera che dice, ma il fatto di venire fino a qui con questa organizzazione, cioè, la gente non pensa che tu ti, ti massacri per fare questo lavoro qua comunque, perché cioè, ogni sera è una cosa, non è che esattamente da una parte all'altra d'Italia non è esattamente una passeggiata di saluto, che poi non pure più l'età, ma... Il, il, um, cioè, il, il, ci sono almeno 100 persone tutte le volte in, in paesi piccoli, capito? Cioè, che sono lì e uno vede proprio. Io vedo proprio che quello che vogliono è essere saperne di più. Allora, una volta che si, che si premette che non, non, non sei lì per convincere. Questo è il punto, secondo me. Cioè, a me non interessa convincere qualcuno. A me interessa. Fornire delle argomentazioni in cui si possa capire qual è il mio ragionamento, quindi qual è la logica che c'è nel mio ragionamento, eh, quali sono le fonti, i diciamo fatti che cito in modo che si possa vedere che c'è uno spessore della questione. Cercare di far capire che c'è, diciamo, dimostrare che c'è un'adesione un anche tra il ragionamento in termini di argomentazione e la realtà dei, delle cose, come le cose succedono. E poi fare in modo che le persone, una volta che hanno tutto questo, assumano, apprendano, esprimano le loro valutazioni, che possono anche essere diverse dalle mie, ma che siano valutazioni nutrite da argomentazioni, da fatti e da una certa logica. E a me questo sembra che abbia funzionato, vi faccio un esempio, l'altro giorno, no? in una cosa tra l'altro fatta per i dottorandi, per cui per un pubblico diverso, c'è stato uno di questi ragazzi che si è, si è letto tutto un papello in cui diceva appunto una serie di cose, tra cui la, 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 la tendenza occidentale l'abitudine occidentale di contrapporre il diritto internazionale alla giustizia eh, per colpire per coltivare i propri interessi. E eh, ho ascoltato poi, cosa, questo è appunto che mi è messo più impresso. Ho replicato ogni, ogni cosa che secondo me sembrava... su cui non ero d'accordo eh, e su questo specifico ho detto, guardi, però cioè io posso anche a, mh, capire quello che lei dice, io non sono d'accordo, ma posso anche accettare che lei abbia questa impostazione, però questa cosa che lei dice non entra in gioco rispetto alla guerra della Russia in Ucraina, perché la guerra della Russia in Ucraina via, viola il principio di giustizia e il diritto internazionale. Per cui non c'è nessun obbligo, cioè, ammesso anche che lei... Abbia ragione in questo caso la sua argomentazione non ha niente a che fare col caso. Cioè, eh, ecco, pe, eh, pe, eh, questo poi lo riconosceva anche lui chiaramente perché se le cose le riesce a dimostrare, certo. eh, Ecco, io penso che ci sia molto lavoro da fare in questa direzione: cioè, nel senso, alcune cose che vengono dette sono cose platealmente false. Eh, quando qualcuno dice i russi hanno 10.000 cani armati di riserva. Giustamente per notare credo il generale Gian l'altro giorno che anche avessero avuto 10.000 carri armati di riserva. Il problema dei russi è che gli mancano i 50.000 carristi per far funzionare i 10.000 carri armati, per cui dire che tutto questo è una follia eh, che 10.000 carri armati tenuti lì se sono come i nostri vecchi Leopard 1 eh, o M60 ormai ammortizzati, che sono fuori, fuori cameri a far la ruggine una volta che anche li hai prima di renderli operativi, amico caro. Passano mesi, non è so neanche se sei in grado di farlo più. Quindi cioè, queste sono argomentazioni completamente no, destituite da fondamento, quelli che vogliono sventrare l'Ucraina, tutte queste fregnacce, le mamme che gli chiamano da, da lupo, no, dall'acciaieria. Adesso non e ci sono e... più le mamme di Mariupol, ci sono direttamente gli amici pacifisti in Russia. Sì, che però appunto, gli amici pacifisti, che però, di cui non si preoccupano i nostri pacifisti perché non gliene frega niente di quello che fanno i russi ai loro pacifisti evidentemente. Poi però ci sono argomentazioni che secondo me devono essere, eh, di cui si deve ragionare dicendo, oh, ma questa argomentazione che pure è condotta non su un piano di una disonestà intellettuale, ha a che fare con quello di cui stiamo ragionando, cioè è coinvolta in questa cosa oppure no? E, e lì c'è un altro lavoro importante perché spesso le persone eh, sembrano sono convinte da argomentazioni che sono logiche e non, perché non si accorgono che quell'argomentazione logica non c'entra però niente con il caso che stiamo analizzando quindi spesso quando si riesce a far vedere questa diciamo così discrasia chi era convinto da quell'argomentazione immediatamente fa in fretta a riconoscere che effettivamente le cose sono un po' diverse no? quindi eh, poi dopo ci sarà uno zoccolo duro di, di, di come posso dirvi di, di di, di, irriducibili. di irriducibili, esatto, quelli che dicono che gli ucraini sono nazisti, eh, che è una diozia totale, eh, ma io credo che uno dei punti su cui sto cercando di lavorare molto in questo periodo, anche scrivendoci, insomma, cioè, è che eh, il punto è che la guerra non è una condizione che scelgono due attori, la guerra è una condizione che l'aggressore impone all'aggredito. E quindi, se partiamo da questa considerazione, la difesa rispetto alla guerra, quindi l'inno di ami, il combattimento, è l'unico modo per poter ripristinare quella condizione in cui l'aggressore smette di imporre all'aggredito la guerra. Ecco perché l'opposizione deve essere tra guerra e pace, ma tra guerra è difesa della democrazia, difesa della sovranità, difesa della vita dell'aggredito. Cioè. Eh, perché se no eh, su questo bisogna lavorare molto perché siamo tutti per la pace ovviamente come siamo tutti per, per le cose belle tutti contro le cose brutte ma di fronte ah a beh, poi ci sarà anche qualcuno, qualcuno fronte, professore eh. che è un pazzo che gli piace la guerra gli piace, sì, ma, è, da una parte e dall'altra cioè ci saranno bella. insomma tutti questi esaltati no però sì, insomma ma sono una minoranza, minoranza. <ride> <Ma sì. ride> Sì, però gli piace vederla in tv, non andare a farla perché... Guarda, caso. Io, io aggiungo, io sono molto d'accordo con tutto quello che ha detto il professore, aggiungo due, due cose che secondo me sono tutti due elementi che sono utili. È, da una parte, quando si ha l'interlocutore, quello sostanzialmente che ci campa... Secondo me, io sono anche dell'idea che, che serva e sia utile delle volte fare i confronti con loro. Capisco quelli che dicono vanno ignorati, infine. In altri casi, secondo me, in alcuni casi, soprattutto se hanno un, un seguito, una comunità che poi segue quel dibattito, ha senso il confronto per insinuare il dubbio. Io, cioè, il mio concetto è mettere in luce le contraddizioni, Esattamente come, eh, come quelle che ha espresso lei no? in quella, nel caso del, del dottorando, in modo che poi quelli che lo seguono ci saranno gli irriducibili e ci saranno gli altri che dicono: Ma aspetta, però questa non mi torna, e là se non mi torna questa, magari ce ne sono anche altre. No? E, e l'altra, invece, fuori dal dibattito, invece, quando, quando si parla con, con persone che vogliono essere informate, siccome è molto utile dargli eh, cioè, informare, poi uno si fa la sua idea, ma anche per dare strumenti per discutere, perché tante vengono fuori talmente tante fake news o, o rigidi della realtà per cui si tirano fuori cose no perché in realtà hanno fatto quel trattato che hanno 12.000 uomini quadri che vedo anche come per esempio è molto utile quello che fa Parabellum eh, su, su cose molto tecniche mm -hmm. mostra, dare gli strumenti a chi dice no aspetta ma allora eh, la prossima volta che discuto con qualcuno eh, rischio che mi convinca perché se effettivamente le stanno così, Dargli gli strumenti per poi poter portare avanti informazioni a sua volta, nel suo piccolo, perché alla fine questa cosa qua è fatta di persone che si parlano, al di là dei grandi comunicatori, eh, diciamo in tv o su, su internet. No, ma infatti cioè, io credo molto nel one-to-one, -one, cioè, diciamo, è per quello che vado in giro tanto, cioè, perché quando poi si va in, per le città e per i paesi si vede che le persone sono molto diverse da quelle che emergono dai sondaggi e ripeto c'è un'ansia un vera perché chiaramente le persone sono preoccupate per la guerra, ci mancherebbe altro, siamo tutti preoccupati c'è quindi un'ansia vera di avere elementi di conoscenza e l'ho trovata veramente dal nord al sud da, 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 dappertutto detto poi ciò che diceva, io, che diceva lei prima sì il, bisogna parlare anche con con, con con quelli che dicono fesserie per poterli siamo così, insinuare appunto il dubbio, mostrare che ci sono delle crepe nel ragionamento. Tutto questo a due condizioni, chiaramente, eh, che, che questi siano minimamente, almeno minimamente, disposti a ragionare, eh, perché sennò serve a poco, e però che ci sia comunque, e soprattutto che ci sia una, una tribuna neutrale. Perché incontrare certi personaggi in, una, in, un, in, uno, in un ambiente in cui poi eh, tu non hai il diritto di replica, loro possono darti sulla voce, eh, loro possono sostenere le più grandi fanfaluche e il conduttore o no, la certo. conduttrice non, non mettono in evidenza che, se hai detto 1 ah, più 2, 4, questo non è un punto di vista, cioè non lo puoi dire, non stai in piedi, eccetera, eccetera, allora diventa impossibile. Quindi, secondo me, sui social, per esempio, si riesce a fare abbastanza bene. Eh, in televisione ci sono trasmissioni in cui è inutile andare, secondo me eh, perché, francamente, non... E poi ci sono alcuni a programma Rai è puramente casuale. Puramente casuale, poi ci sono personaggi che finisci per legittimare anche solo per accettando di dibattere con loro, no? Cioè, a me è stato chiesto di dibattere con un tizio tatuato eh. Che sosteneva cose terribili di disinformazione, che tutti conoscete, no? che aveva scritto un bel romanzo una ventina d'anni fa e poi di lì però è diventato un esperto di politica e quant'altro. Io mi rifiuto di parlare con una persona così perché un tizio da sento vero. io quello che sono, lo legittimo come interlocutore e io questo no. Cioè perché come non parlo con i terapeutisti, cioè nel senso, non, 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 non parlo con chi chiede, con chi chiede che esistano i rettiliani che non c'è stato l'attentato del Torri Gemelle, eccetera eccetera cioè, che senso ha? Ah, io la sono cioè, capisco il suo ragionamento però d'altro canto dico ma se nessuno volesse più dibattere con queste persone che hanno queste teorie pittoresche queste persone si aprono, comunque si avrebbero invitate in televisione senza contraddittorio spesso si aprono, magari dei loro canali su, su YouTube, eccetera, come già fanno, e parlano a ruota e senza nessuno, di fatto, che poi voglia, voglia controbattere a quello che dicono, eh, riescono comunque a, ad avere la loro utenza, e a... eh, lo so, però, questo è, è anche una questione di economia delle forze. Vi spiego, cioè, eh, le, le faccio un esempio: no? io le io ho un canale, un canale ho un, un coso come si chiama un account Twitter no? su cui riverso le cose che succedono per farle girare è utile soprattutto per le cose televisive, visto che le persone non guardano, le, i giovani non guardano la TV, per cui alla fine ha poca utilità. E la mia politica è: non, non replico a nessuno perché, se no, divento passo la vita a fare quello, devo fare altro nella vita. Lascio, però, tribuna libera, cioè nel senso tutti possono lasciare i loro commenti. Eh, una parte di questi commenti sono commenti assurdi, livorosi, e quando qualcuno passa il limite lo vanno e fuori. Però in genere vedo che semplicemente lasciando quelli che seguono l'account a discutere tra di loro, fai un servizio che è utile anche a me tante volte, perché magari c'è il tizio che dice una cosa, l'altro tizio che controreplica, eccetera, eccetera. Quindi è un modo indirettamente no, per andare a parlare anche con quelli che dicono cose senza senso. Dopo le dico, cioè, io già sono uno che tende ad accettare qualunque cosa perché, perché penso che sia un servizio pubblico, diciamo così, insomma, no? di parlare con l'opinione pubblica su queste cose. Dopo devi un, pochino, un pochino, devi scegliere per forza, anche perché c'è gente che magari vorrà di me ad andare a sostenere una, come posso dire, no? Cioè, che riesce a stare meglio in certe cose, che ha più capacità comunicative. Io ho forme limitate di resistenza, ormai cioè non ho più le forze. No? E eh no, ma è cioè. faticoso, eh, sono, sono, sono d'accordo. Io, per esempio, invidio quelli che riescono a non rispondere perché io, per esempio, quando. Eh, quando faccio qualcosa su Twitter veramente con numeri molto, molto minori, però mi, mi rispondono con delle boiate. Io non ce la faccio, io devo rispondere. Solo che poi ti, ti, ti vincoli in ah, po' la giornata fai. a rispondere eh, a in... non, non, non vivi più dopo, eh? Non vivi più, no? no, Infatti, no, no. Non, non, non ha nessuno, veramente non ha nessun senso. E altri, secondo me, sbagliato impediscono di lasciare commenti, no? E questo secondo me è sì, sbagliato vero. perché non, non, non è un po' lo, contrario alla logica. Mentre cioè se cioè, tu dici una cosa, poi è giusto che le persone se, se lo commentino tra di loro, ma è una cosa che riguarda quelli che seguono l'account, cioè francamente, perché se no dovrei passare il tempo a dire: giusto, bravo, puoi dire: mi mischero. Non ce la puoi fare cioè, con, il, con il ritmo di, di, di cose che escono. Uno che ha la forza di fare sempre questo è Michele Boldrin. Che su Twitter è scatenato. Ogni Michele, giorno. secondo me, assume dei farmaci. No, scherzo, però, in... Michele <ride> esatto, lui su Twitter si scatena. Cioè. Ma non so come fa cioè, io neanche io capisco dove trovi l'energia. Infatti, è magro, effettivamente ma, si consuma. Ma poi lui le fa tanti di Twitter. Eh, infatti, se le vedete fa una, lui fa il, una il, il Twitter i primi commenti risponde tutti poi dopo un po' smette di rispondere perché è passato un altro tweet dove ha iniziato le altre polemiche eh sì. e va avanti così cioè, è, è una macchina, è una macchina e poi fa comunque le live tutti i giorni cioè è sempre, sempre presente io non so come faccio di chiedere cioè, ah, veramente eh, invece professore cosa ne pensa della, della questione della, della raccolta firme per il referendum io penso per, che sia incostituzionale. Eh, penso, penso anch'io, ho porte... questo dubbio Penso che la Corte decreterà l'incostituzionalità, anche perché è posto. Cioè una, la domanda è posta in maniera capziosa, c'è cioè quel preambolo sulla, che, che accosta almeno quello che ho visto io, per non so se le, le spese sanitarie, le spese militari, che eh, mi sembra che sia indimostrabile, in e cioè, fiscalità generale, sia in un caso che nell'altro, quello che si fa ricorso. Per cui, eh, io non penso che sia ammissibile, eh, poi vedremo. Cioè, penso comunque che sia un, un, un esempio di manipolazione grossolana, oltretutto, neanche, neanche mh, raffinata, così come penso che la Staffetta per la Pace sia tutta un'operazione marchettale di un giornale che ha perso tre quarti del suo valore azionario e che perde copie in, in maniera significativa, ormai stampando in un giornalino che... Che vende 25.000 30.000 copie al giorno, c'è una cosa che non è... francamente sono numeri resibili. Tutti perdono copie, ma ne siamo mai sotto il livello del galleggiamento. L'impressione. Cui... Mi sembrano perso. Miei... Anche nel caso abbiamo sentito, insomma, che si parlava per l'ennesima volta della, della questione eh, di Zelensky a Roma, e mm. appunto sì, diciamo che tra coloro che sono contrari all'invio delle armi all'Ucraina, c'è chi sostiene appunto. Il fatto che Zelensky si sia comportato male in, nella sede di incontro con uh, Papa Francesco e si Ma ribadiva la questione cosa ne pensa e poi eh, si ribadiva la questione che il 60% degli italiani in realtà sarebbero contrari all'invio di armi. Quindi sì. dicevo, magari la raccolta di firme per il referendum potrebbe essere un test per vedere se davvero il 60% degli italiani andrà a sottoscrivere la richiesta di referendum. Si potrebbe, però, secondo me, è il metodo più importante dell'oggetto, in questo caso per cui se la corte in cui io penso, eh, poi posso sbagliarmi, vedere questo, un, un, una non ammissibilità importante, perché siamo in un'epoca in cui si sta diffondendo l'idea che no, la gente eh, deve esprimere un giudizio su tutto, e puntualmente, quel giudizio deve essere per, per ritenuto. No? Allora, eh, insomma, eh, eh, non funziona così il, il, la democrazia rappresentativa, non funziona in questa maniera. E eh, meno male, cioè, perché fare, andare in questa direzione vuol dire alimentare quel populismo che poi si vorrebbe in teoria combattere. E invece qui siamo veramente nella saga del populismo vera? e ridurre questa cosa qua e, e vedere che partecipano a questa cosa persone che una volta erano ritenute, anche io ritenevo, alcuni o tutti, credete dei, 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 dei fini intellettuali mette tristezza per il declino delle persone col passare degli anni immagino che sia questo e quindi vi dico abbattetevi di prima nel caso mi dovesse capitare una cosa del genere l'altra cosa che secondo me va tenuta presente è che chi che ha criticato Zelensky ma questo l'ho visto anch'io ma paradossale cioè, qui siamo alla follia, cosa avrebbe fatto di male Zelensky con il Papa? Cioè non ha dato ragione al Papa, evidentemente le posizioni sono molto diverse e tra Zelensky e il Papa sbaglia il Papa in questo caso. Il punto fondamentale appunto, è che bisogna dare ogni sostegno possibile allo Stato aggredito e al popolo aggredito e fare ogni pressione possibile sul, sul, sullo Stato aggressore e questo comporta anche la, la fornitura di armi, va segnalato che Zelensky nel suo tour europeo ha ottenuto armi supplementari in Germania, in occasione del tour, in Francia, in Inghilterra e non in Italia, proprio no? perché ci sono difficoltà inevitabili con l'opinione pubblica, ci sono difficoltà inevitabili col fatto che il Vaticano è uno Stato estero, però è oltre Tevere, per cui non è oltre la Senna, non è oltre, oltre la Sprea, non è oltre il Tamigi, insomma, no? e, le, 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 i, i travagli dell'Italia per diventare uno Stato unitario. Plurisecolari, cioè non è che hanno visto, non hanno in questi travagli la responsabilità vaticana non, sia, non ci sia mai stata. Per cui di che parliamo? Dopodiché, Meloni c'è anche nel suo governo quello, il mangiatore di salsiccia, quello che fa i Twitter dicendo appunto, fa i tweet dicendo che è impegnato, è molto impegnato con l'alluvione, e quindi mentre stava guardando il Milan, che perdeva, tra l'altro. Milano siamo noi, eh, lo dico a Salvini così si se ne fa una ragione, eh, no, cioè, siamo veramente alla. Si sta superando. La, 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 la povera Meloni Adesso, a parte tutto, qualche problema ce l'ha, sicuramente nel suo partito qualcuno che. il cuore sangue non può per Putin, ce l'ha ancora. Eh, Berlusconi sappiamo che ogni volta che pensa al lettone di Putin si commuove, cioè, per cui insomma eh, non è che sia semplicissimo però a me sembra che Zelensky si sia comportato molto bene pensi che mi è stato chiesto se Zelensky aveva messo un giubbotto nero andando al Quirinale per evocare il fascismo e eh, eh, ho dovuto spiegare che tutte le forze armate del mondo hanno tra l'altro il nero come, colore, come secondo colore dopo il colore diciamo da campo lei loro, le loro tenute, anche, i nostri, anche le nostre forze armate, hanno un giubbottino nero per andare avanti e indietro in servizio da mettere, sopra alla, 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 alla divisa di servizio, per così dire qui no? eh, c'è cioè, questo è un paese fatto così, cioè, però, ancora una volta, cioè, io penso che eh, si, si, si fa il fuoco con la legna che si ha, no? Per cui una volta preso atto di quali sono i problemi, cosa si fa? Beh, si cerca di risolverli, è semplice. No? Quindi io sono sempre molto severo nel, nel, nell'analisi, perché l'analisi deve essere prendere in considerazione tutti i lati negativi, perché è di quelli che devi preoccuparti. Ma poi sono sempre molto uh, volontarista e ottimista sul fatto che... Bene, quindi adesso che sappiamo che abbiamo questa barchetta con un po' che vele un po' così, un un po' così e facciamo un po' così cosa facciamo? Navighiamo, proprio no? cioè, nel senso sarebbe se meglio avere una, una barca da Coppa America, è eh, certo abbiamo questa, usiamo questa quindi che facciamo? Che vuole il problema? No, no. Poi a me fa molto ridere l'utilizzo della figura del Papa come adesso no? idolo delle genti, e perché questa è, è, è la capacità che abbiamo in Italia di trasformare eh, Diverse, diversi personaggi in idoli momentanei, perché io mi ricordo ancora, cioè, non sono così vecchio, però mi ricordo nel 2005 quando c'era il referendum sulla fecondazione assistita, dove la Chiesa era contrarissima, soffiò sull'astensionismo e, e ci riuscì magari, magari non, non, è, cioè, non passava comunque, però eh, l'80% di chi votò era a favore, però sostanzialmente fallì Allora lì era il demone della sinistra che si diceva la Chiesa non si deve impicciare, perché la Chiesa parla, non deve entrare nella, nella politica, perché bla 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 E adesso le, quelle, molte di quelle stesse forze, adesso bisogna il Papa come, come punto di riferimento. Allora ragazzi dice, cioè, io posso essere un giorno d'accordo un giorno non d'accordo col Papa, ma non dirò mai, l'ha detto pure il Papa. Ma infatti perché, secondo me. perché il Papa non è, non, è, non è che io faccio in funzione del Papa, posso dire, guarda, tu che segui il Papa, te l'ha detto anche il tuo Papa, ma usare il Papa una volta sì e una volta no come punto di riferimento è semplicemente ridicolo. E questa è un'altra cosa che mi fa impazzire. È semplicemente no, ma questo ridicolo. Però è però tipico del dibattito italiano in cui tu non argomenti sull'oggetto, ma vai alla fonte accusando, secondo il far crescere no, l'autorevolezza di una fonte o sminuendo l'autorevolezza di una fonte detto ciò poi il papa chiaramente eh, eh, come tutti sanno per chi ci crede per chi crede a questa cosa qua eh, è infallibile per decreto non so come chiamarlo, ha una bolla una cosa un diavolo fatto, da quando Pio IX dopo Porta Pia by the way cioè, eh, prossimità di Porta Pia comunque l'anno era quello, nel eh, 1870 proclamò questa cosa questo dogma ecco come lo chiamano dell'infallibilità papale, che però persino più nono, no? che è dovuto essere preso a cannonate per togliersi la porta, da, da, dalle mura leonine, eh, e che ha fatto santo poi, capito? Perché poi fa santi tutti ormai. Cioè ormai fare, fare il Papa è il passo precedente per diventare santo, un po' come no? Un po' come diventare quadro il passo per diventare dirigente, cioè vabbè. Lo dico con rispetto per la santità, proprio perché se tutti sono santi, allora Todos Cavalieros, come si dice, no? Però appunto, è persino Pio Nono, che aveva questa sua altissima concezione di se stesso, eh, lo limitò alla, al campo della fede. Quindi papà sarà infallibile quando parla delle cose che, che riguardano la teologia cattolica ma una valutazione politica fatta dal Papa può essere una valutazione giusta o sbagliata, e i Papi che hanno fatto valutazioni politiche sbagliate e sono pieni gli archivi della storia, voglio dire, no? Anche perché se i Papi sono al mondo da quasi duemila anni esiste il Papato, no? Perché in grosso modo se, se Gesù Cristo è morto a 30 anni quindi sarà morto grosso modo intorno al 2030 possiamo ragionevolmente supporre che ci sono quasi duemila anni di papi ormai no nei file ecco hai voglia quante quanti errori clamorosi hanno fatto no? per cui voglio dire mh, ha detto il papa mi fa molto piacere ma il papa non risulta che sia un esperto di politica internazionale e infatti questo papa in particolare di eh, pasticci ne ha fatti, insomma, no? la posizione di, di, di equidistanza tra Russia e Ucraina che ha mantenuto a lungo la, è stato un errore clamoroso, la, la sciocchezza della Nato che abbagliava i confini dell'Ucraina, avendo la Nato forse l'equivalente di, di, di un gruppo di battaglia, quindi meno di una brigata nelle tre repubbliche baltiche e, e nessuna truppa in Romania e Bulgaria fino all'invasione dell'Ucraina, francamente una sciocchezza. cioè eh, anche se ha detto il Papa è una sciocchezza del Papa che secondo me criticato. il Papa ha letto il libro di travaglio, scemi di guerra ma che è so, non va criticato quando parla di fede perché lì no? se lui è, 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 è il portato dello Spirito Santo ha quindi una superiore capacità a me ha fatto per ridere però. anche quando hanno organizzato lì il, il convegno sulla natalità e c'era il Papa <ride> va bene ok non lo so, lì sono cose che io francamente. C'è una, una, una tendenza alla natalità complessiva, cioè, nel senso, i, i demografici ci dicono che eh, la, 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 la causa della natalità è associato all'aumento del benessere, perché è associato alla capacità, alla maggiore possibilità per le donne di determinare il loro futuro. E quindi, è ovvio che ne, eh, si fa in fretta a dire abbiamo bisogno di un tasso di riproduzione. No, vorrei vedere se i maschi dovessero partorire loro e, e essere ingravidati loro, perché il punto fondamentale è che eh, tre gravidanze, al di là del fatto che ti possano, eh, che lo Stato possa eh, contribuire ad aiutarti economicamente, sono un elemento, come posso dirvi, che, che condiziona il percorso di vita di una donna. E non è che perché non c'è scritto da nessuna parte con la donna, solo perché la donna debba per forza mettere nel suo orizzonte nel suo progetto di vita la riproduzione di 2.1 figli che sono la soglia no, per mantenere l'equilibrio le, demografico, e, e non è un caso che in tutti i paesi in cui si arriva verso uno sviluppo economico e sociale, le donne scelgono di fare meno figli. Cioè, questo sarà un problema per la sopravvivenza del genere umano? Boh, nel lungo periodo non credo, però gli demografici ci dicono che il pianeta tenderà ad avere meno popolazione. Comunque, perché per quanto i paesi meno sviluppati continuano a fare sì, man mano che si sviluppano ne faranno meno. Questo porterà all'estinzione della razza umana? Io non credo, cioè porterà forse a una riduzione, tra, magari tra 100-200 anni, quello che sarà, del numero assoluto di persone su questo pianeta. Non è una cattiva notizia, e se poi comunque dovessimo estinguersi perché le singole i singoli individui, le singole persone dovessero decidere che loro non hanno intenzione di, di fare figli, beh, è un frutto della libertà, e siccome a me della specie umana, come specie, Professore lei è sa, gli sa, altri sa, che possono sa sa di... sacrificarsi per il bene della specie umana. Ma che idiozia è questa? qua Sta spiegando meglio quello che ho cercato di esprimere il mio pensiero in questi mesi senza particolare successo, verso quelli che ci seguono, che eh, non so. Ritengono che invece bisogna portare per forza avanti la razza umana. Io sono del suo avviso, totale anzi, e sono d'accordo anche sul discorso delle donne: cioè, non possiamo pretendere che una donna dedichi la sua vita a fare la mamma. Cioè, io fossi donna, onestamente, a una certa manderei tutti a quel paese. <ride> Infatti questo è verissimo al di là che è l'altra cosa che si dice sempre sbagliata del, del supporto di welfare finanziario che c'è intorno, perché ci sono paesi che spendono terribilmente molto più di noi, e basta vedere Nordics. Ma quando ha iniziato a scendere, il tasso di fertilità non risale mai. Al massimo si riesce a tamponare, cioè la, la, la curva va, va giù un po' più piano. Però non si recupera mai, è questo che è l'altra cosa che tutte le volte dicono, allora noi adesso daremo gli asini nidi. È, eh? è giusto, bisogna aiutare, bisogna farlo, ma non, non con l'illusione che così adesso recuperiamo sì, È esattamente questo il punto, lavoro. Giorgio. Se noi dobbiamo fare, dare gli asini nidi, dobbiamo dare l'assistenza economico, sanitaria, sociale, dobbiamo, dobbiamo ehm... come posso dire? Non rendere incompatibile il lavoro con la maternità, perché? Per rispetto alle mamme, cioè per rispetto alle donne che fanno quella scelta, che non deve essere una scelta di Santa Maria Goretti, no? cioè deve essere di martirio, deve essere una scelta in cui faccio questa scelta e una volta che faccio questa scelta sono anche nelle condizioni di sopportarla bene. Ma non è che posso pensare che se uno non mi passa per l'anticamera del cervello di diventare madre mettendoci sopra... Gli incentivi avrà cambio idea. Questo è una cosa assurda perché è, è, è l'equivalente di tutto in affitto. Cioè, ti pago e quindi ma no, ma è follia, cioè è follia. Quindi, noi dobbiamo fare in modo che quelle che vogliono fare la mamma siano messe nella condizione di farlo nelle migliori condizioni possibili. Così come dobbiamo fare in modo che quelli che vogliono sposarsi siano messe nelle migliori condizioni possibili. E se uno vuole essere singolo senza figli non possiamo mica tassarlo perché. È un danno per la comunità, ma adesso voglio dire, io parlo uno che ha tre figlie, eh? quindi io, io avrei guadagnato uh, montagne di soldi se avessi tutte queste cose promesse, fossero esistite, sarei un benemerito della Repubblica, eccetera, eccetera. Probabilmente, forse al momento, le mie figlie, che sono ormai già da tempo in età, da poter in teoria essere mamme, mi pare che non abbiano nessuna intenzione di mettere nel mondo figli. A me spiace un po' per il mio DNA ma non per il mio, perché penso sempre che quando non hai un figlio, il DNA che proviene dall'ostrica dall madre si interrompe dopo milioni di anni e, e dici, ma come? E lo guardo, lo immagino e dice. ma, eh, ma eh, è andata così. Cioè, per lui mi dispiace, me <ride> lo immagino come un cartone animato, diciamo, dei Muppets. Si è stato un mazzo e, per ma poi milioni di e anni. Uomo, e e poi e poi... Cioè, sono estinti i dinosauri, non si devono estinguere gli uomini. I dinosauri non si sono neanche estinti, poverini per scelta loro per cause esterne se gli esseri umani decideranno che per, per singola scelta no? eh, andremo verso un'estinzione che poi parliamo sempre di parliamo di orizzonti temporali così di lungo periodo che probabilmente il pianeta si sarà surriscaldato sarà finito contro il sole sarà arrivato gli asteroidi forse arriveranno veramente i rettiliani cioè, stiamo parlando di cose che francamente sono assurde Lasciamo che le persone siano libere di fare quello che vogliono e garantiamo che una volta che la loro libertà è esercitata, questa libertà non costi il sacrificio, un sacrificio eroico. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere di distintivo. Chiaramente d'accordo. Oh, grazie Francesca, che è l'unica donna che c'è qua anche. Eh, no, no, io su questo argomento poi sono molto, cioè loro lo sanno, è molto libertà della persona perché poi ovviamente... Cioè anche le persone che magari vogliono farlo, eccetera, eccetera, si pensa sempre a questa, lo vediamo anche poi in base ai dati: no? la donna super mamma che deve per forza fare tutto, e poi molto spesso va a finire. Che questa donna supermamma deve lasciare il lavoro nel caso in cui lavori. E quindi, mm. magari ecco, anche in prospettiva, cioè spero anche per le future generazioni, le future donne che arriveranno, che ci sia questa libertà di scegliere, cioè non farli, oppure nel momento in cui si decida di farli, che lo Stato lo permetta, e che quindi certo. non, non obblighi a questo sacrificio, a questa frustrazione che poi si vede molto spesso. Perché comunque siamo mm, un che persone, cioè, non per cioè, permettersi, non... secondo me. Eh, statisticamente non è vero, cioè, è vero il contrario, i figli nascono dove la gente non può permettersi in realtà, è nei paesi poveri che ci sono le giovani figli e ormai ci sono le giovani figli oltre il problema della mi muoiono, no? perché non è più così neanche nei paesi poveri, cioè, non è che hai sei figli te ne, te ne muoiono cinque come capitava una volta, e, e nei paesi ricchi no, 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 non li fai perché hai un progetto di vita che è diverso, cioè, o li fai perché hai un progetto di vita che li contempla. Quindi il punto fondamentale è facciamo star bene le persone, ma pensare che, che con queste misure aumenta, come diceva Giorgio, il tasso di natalità è veramente il racconto della, della notte di Natale, cioè, come no? E poi così di Rudolf col naso rosso, cioè, Ma figurati. Cioè. Ora, finché chiaramente eh, la Chiesa Cattolica dice bene, bene, loro la vedono così, oh, per altri motivi, però so. Quindi, se qualcuno. No? Fa qualcosa che incrementa, loro sono tutti contenti, giustamente, hanno queste loro credenze. Ma dal punto di vista scientifico non c'è nessuna correlazione. Ma questo è grave, purtroppo, che il, che il governo in questo momento sia convinto invece di poter fare una politica attiva per la natalità uh, in questa maniera qua. E, e non capisca che deve fare una politica attiva per il sostegno delle madri, non per l'incremento della natalità. Sono due cose diverse. No, infatti è quello, anche perché secondo me poi il discorso è anche quello che facciamo molto spesso, anche qui, che è quello del proprio prettamente il sistema italiano. È il discorso che andremo incontro all'invecchiamento della popolazione, che creerà ovviamente delle problematiche anche da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista del sistema pensionistico. Perché arriverà un punto in cui non ci saranno più giovani eh, in, in attività lavorativa, che possono permettere quindi di pagare le, le pensioni a chi andrà in pensione. Quindi forse. Cioè diciamo che mh, non è, forse non è questo governo, perché questo governo si incentra più proprio sulla natalità e poi sappiamo, insomma, quello che hanno detto, sull'etnia, la sostituzione etnica e tutto quanto. Mm. Però ecco, mh, diciamo che in generale questo problema per l'Italia si presenterà in futuro, però non è comunque risolvibile con una politica no, della ma, natalità, anche perché perché non è che assolutamente. Cioè, ma anche perché il problema, problema dell'Italia è che la bassa partecipazione al mercato del lavoro. Cioè, nel senso, se le persone che non lavorano per mille motivi fossero messe nelle condizioni di lavorare, eh, il problema delle pensioni sarebbe, assumerebbe un, 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 come si chiama, una dimensione completamente diversa. Cioè, Capisco che poi pensi ai figli per le pensioni e poi contemporaneamente per fare assumere le persone però fai una decontribuzione, quindi significa che ci sono persone che o... Oh, Avranno un, un reddito contributivo più basso e quindi avranno una pensione più bassa, o quel reddito dovrà essere integrato dallo Stato, quindi ha risolto la, quello che esce a sinistra, rientra a destra. quindi sono tutte cose che, non, che sembrano molto confuse. Come sempre, c'è una difficoltà ad avere un piano coerente, questo non riguarda solo il governo, anche le opposizioni, che erano state in governo fino all'altro giorno, c'è difficoltà, ma anche perché c'è una difficoltà, secondo me, di cioè non c'è una visione ideologica forte, Cioè non c'è un'idea di ma come ti immagini che, vuoi che sia questo paese, come meglio, immagini un po' nel senso come vorresti che fosse questo paese tra 50 anni. No? E quali sfide pensi che dovrebbe risolvere per poter arrivare a disegnarlo come tu lo immagineresti e come tu lo desidereresti, per arrivare da qui a lì che, che tipo di problemi ci, ci sono da affrontare e quindi come li affronti? Però se tu non hai un'idea del paese che vuoi, ma non adesso, o tra tre mesi, o tra tre anni, o quattro anni, ma no, attendere. Cioè, lavoriamo per avere un'Italia che è più che cosa? Più colta, più libera, più ricca, più, no? Idealmente tutte queste cose insieme, ma la priorità qual è? Per Grazie, fare questo devi immaginarti, però, come, potrebbe, come come sarà il mondo tra 50 anni? Anche lì è un discorso continuamente di, di, di spoletta che va che torna, perché sì, il mondo posso immaginare che sia fatto in un certo modo tra 50 anni, ma è ovvio che anche come sarò io, condizionerà un esito piuttosto che un altro. Quindi devo fare un, un, un ragionamento in cui penso al mio paese in un sistema, penso a quel sistema come, come vincolo, e penso al mio paese nel sistema come opportunità. No? E, però ci vuole, se tu non hai un'idea un, un di quali sono le cose che mi sono più importanti, eh, non, non, ogni, ogni provvedimento è un provvedimento spot, <coughs> che poi, no, su un paese che ha sempre avuto, 30 anni fa, con un mio collega, che era più anziano di me, scriveva un libro che si chiamava La virtù dei migliori, sulle eliti italiane, e, 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 e vi ricordo appunto che una delle cose di cui parlavamo allora, ma, e non avendola inventata noi, e quindi circolà è la cultura dell'annuncio. Cioè il fatto appunto che si annunciano i provvedimenti e poi dopo i provvedimenti non, non succedono, perché magari non vengono approvati, non vengono approvati diversamente, o, non, o mancano i attuativi o quant'altro, no? E questo è un continuo, non è, non è migliorato. Qui si annuncia sempre tutto. Tant'è che a volte, quando poi ci sono gli annunci che riguardano alcuni provvedimenti specifici, a me tante volte è capitato di dire, ma quella cosa lì che c'era sul... ma il bollo sulla patente, poi c'è ancora no, ce l'avevano tolto. Perché, no? Perché alla fine dicei, ma. non c'era il bollo sul passaporto. Per. per, per, per non so quante volte l'avevano annunciato che l'avrebbero tolto, e tu dicei, ma no. E poi andavi in frontiera e dicevi, ma manca il bollo. Ma non hanno mica detto che lo toglieranno, sì l'hanno detto. Allora, voglio dire, cioè, lì te ne accorgevi perché avevi un problema pratico di fare una cosa, ma. Quante cose. Parliamo di passaporti in questo periodo so che ci vogliono mesi e mesi, code infinite per rinnovarle. <ride> sì. Professore, faccio fatto... l'ultima domanda: mi buttano fuori dall'università e quindi mi devo accampare anch'io con la tenda. Ecco appunto, visto che <ride> ha tirato fuori adesso l'argomento. Intanto questa diretta meriterebbe centinaia di abbonamenti, perché secondo me stiamo toccando tanti punti, e come sempre lei è molto illuminante. Le volevo chiedere un parere appunto sulla protesta legata agli studenti, più che un parere sulla protesta che secondo me insomma è super legittima, soprattutto perché a differenza, come abbiamo detto l'altro giorno, di quelli di ultima generazione non mettono in difficoltà in pericolo nessuno. Anzi, stanno ottenendo comunque un risultato migliore, secondo me. Eh, ma ehm, quali sono le possibili soluzioni? A lei, comunque professore universitario della Cattolica, a Milano, Milano è una delle città insomma, più in difficoltà sotto questo punto di vista. E poi un parere, un parere finale sul, uh, sull'arrivo del liceo Made in Italy, che a quanto pare uh, dal 2024 entre, insomma, entrerà nel sistema scolastico. Sarà istituito il liceo del Made in Italy, l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane confluirà nel nuovo percorso liceale Made in Italy. Sembra ufficiale. Ma io non ho capito, partendo dalla coda, non ho capito cos'è sto liceo Made in Italy, per cui mi sembra un <ride> mix di cose. Sì, cioè, esatto. Sembra un alberghiero mischiato all'agrario, al non si sa. Sì. Um, Grazie Leonardo Previ. Ti ah, dico subito... Eh, io che non, non ho fatto studi classici, eh? però se io dovessi scegliere, uh, farei fare a tutti studi classici, alla Churchill, cioè nel senso. Penso che fondamentalmente la scuola deve insegnare il metodo, non deve, non deve insegnare delle skills, come si dice, no? delle competenze. Le competenze le impari eh, sul, sul lavoro. E sui corsi di formazione che eventualmente fai mentre lavori, no? ma, ma, ma il metodo imparare a ragionare, imparare, imparare ad apprendere, quello deve dare la scuola. Eh, anche perché questa, questo continuo inseguimento delle competenze ti fa inseguire cose che sono obsolete. Perché è ovvio che se noi iniziamo a pensare adesso che quello che serve è questo adesso, tempo che poi arrivano le persone all'età in cui entrano in quella scuola con quelle, per avere quelle competenze, quelle competenze sono vecchie. Perché se chiedi adesso all'imprenditore cosa gli serve adesso, lui ti dirà cosa gli serve adesso, ma la scuola deve formare persone che siano addestrabili e abbiano una, 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 un Iter lavorativo per i prossimi 40-50 anni, per cui mi sembra una follia. Io sarei per una, per una mega liceo eh, in cui si insegnano le persone a ragionare, a, 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 la, la, la matematica l'uso della lingua e via discorrendo no? è l'unica competenza pratica che penso andrei ad insegnare a tutti sarebbe l'inglese come lingua veicolare, punto, fine del discorso cioè, il resto impariamo, a impariamo insegniamogli a far, ra a far ragionare a essere lo spirito critico, la capacità di apprendere meno cose mnemoniche, più capacità di muoversi in, in una biblioteca la capacità di fare la gerarchia tra le fonti capire cosa leggi, cosa è importante e cosa no anche se nessuno te lo a dire, insomma, un po' di capacità di evitare di essere abbindolati appunto poi dall'ultimo libretto con scritto quattro fregnacce. E, e invece sulla, sulla questione degli studenti, ma eh, Milano, chiaramente paga il fatto che Milano è cara per chiunque, cioè, ma è inevitabile. Cioè, eh, Milano è cara perché ci sono tante opportunità, eh, quindi questo è un elemento che fa salire i prezzi. Poi le città italiane sono care perché le politiche di tutti i governi. Tutti i governi hanno premiato sistematicamente la rendita immobiliare per decenni, e quindi la rendita immobiliare è una rendita sicura, e redditizia e questo fa chiaramente crescere il mercato immobiliare, cioè, questo è il punto, cioè, è utile che non si può pensare di… Se tu metti la cellulare secca per chiunque, cos'è? Il 17% non so più è la percentuale, è una cosa ridicola, cioè più bassa della ritenuta da conto sull'IRPEF, ok? Se tu fai una cellulare secca per chiunque affitta appartamenti, che ne affitti uno o che ne affitti 5 milioni di appartamenti, ma basta, cioè hai già dato una spinta alla, alla crescita di questa roba che, che non potrai certo contrastare con misure spot perché c'è l'urgenza singola. Eh, detto ciò, dal punto di vista poi delle politiche universitarie, io credo che le università dovrebbero essere messe nelle condizioni, dovrebbero essere premiate nel momento in cui fanno, eh, costruiscono dormitori per gli studenti. Questo è il punto, ma devi dargli un, un incentivo fiscale su questo, probabilmente, no? cioè, o un altro tipo di incentivo, che di consentirgli, per esempio, di avere delle assunzioni maggiori di professori in cambio di investimenti in quella direzione lì. Eh, la scelta però che è stata fatta in questi anni con la, sto, con la scusa della pandemia è stata di fare didattica a distanza e adesso tutte le università che hanno investito molto in didattica a distanza fanno fatica a mollare il colpo perché le amministrazioni, cioè quelli che contano i soldi delle università, dicono: Va'ccorri, ho investito nel sistema informatico, non possiamo più usarlo, e poi, però, così gli studenti non vengono. Allora, a cui dicono: beh, la, 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 la risposta che, che ha dato la, 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 il mondo organizzato per conto suo è già lì. Sono aumentate le università che, no, a distanza non devi risiedere, è chiaro che è impoverimento del percorso universitario. Ma quello tipo di risposta, vuoi contrastare questo? Devi costruire dormitori e, probabilmente, devi costruire, come diceva Michele, università che non sono nel centro eh, del delle grandi città cioè se Harvard Princeton, Yale cioè non sono esattamente nel centro di Boston, nel centro di New York o nel centro di sempre di Boston beh un motivo c'è allora quando io sento gli studenti che dicono ma devo venire da 20 km di distanza non mi sembra questa distanza folle cioè i giapponesi si sgurano, gli inglesi si sgurano un'ora di treno per andare a lavorare tutti i giorni. Detto ciò, è chiaro che se l'università è in Santa Parola mia e in Sant'Ambrosio, costa fare quei lavori. Se l'università fosse collocata no, fu fuori, costa meno. però voi vedete, la, i nostri amici della statale devono andare a finire dove c'era la, la fiera del cibo, l'Expo. 2030 sta diventando perché i professori i, i, anche gli, gli amministrativi alla fine anche gli studenti dicono dove, dove andare c'è cioè, da festa del perdono dove andare ora cioè, sembra che l'abbiano approvato dovrebbe cominciare a essere pronto nel 2026 diluire poi diluire, poi diluire diluire, diluire. Sì. e poi chiaramente quelli che sono tutto il tessuto no? commerciale che lucra intorno a università in cui non hanno posti per dormire non ci sono posti per mangiare, non ci sono posti per aule per studiare, dicono, ma come noi saremmo impoveriti? Per cui insomma, a me pare che le scelte razionali si possono fare semplicemente. È chiaro che scontenterai qualcuno e accontenterai qualcun altro, come sempre. Però, insomma, la protesta penso che sia legittima, a condizione che non venga, eh, come posso dire, no? Che non diventi poi come al solito. La, 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 la unica questione che c'è in questo momento è che ha già tutte le altre ecco tutto qua sì, assolutamente. Qui mi stanno buttando fuori per cui se dovessi mettermi un attimo <ride> lasciamo no, andare però, grazie, grazie. per risparmiare chiudevo a certa ora domani ehm. ho visto che alla cattolica avete il premio Nobel per la pace l'ho invitata non è che vedo ah l'ha invitata lei sì sì l'ha invitata noi cioè, dopo abbiamo concesso diciamo un evento che è tutto nostro l'abbiamo siccome sono generoso, eh, diciamo così, messo in, in, in sharing con tutta la, la facoltà, il dipartimento e l'Ateneo, però potevo, se volevo lo potevo fare qua sotto nella, nella mia sede, basta, però mi sembrava che fosse una bella occasione per, per, per allargare eh, l'auditorio, però insomma è stato un lavoro di, 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 di conoscenze personali, sono molto contento che possa essere più, più, più popolare la faccenda, ci mancherebbe. Bene professore, grazie mille. Tanto ci vediamo grazie. il 3 giugno a Roma finalmente, così riusciamo a conoscerci. E tutti ci vedremo poi il 10 giugno a Istanbul. Ah Io sono gioventino, quindi lo so, ma questo era per Salvini. <ride> io domani mi gioco la finale di Europa League essendo tifoso della Roma. Speriamo bene. Una grande simpatia per la Roma. Poi c'è Murigno, per cui è sempre il nostro cuore.